Hello, sono Simone in arte Excelgor Blast, benvenuti e ben ritrovati a tutti e a tutte voi su questo nuovo video. Tra poco andrete a vedere e ascoltare il mio Charleston da 14x35 cm UFIP, azienda italiana pistoiese, fondata nel 1931, con piatti di qualità ottima. Mi sono un po' informato, Pistoia è una grandissima, bella città, spero di andarci un giorno. Tra l'altro saluto tutti i pistoiesi. Spero che vi piace questo video. Prima di salutarci, io vi ricordo di lasciare un bellissimo like sotto questo video e di iscrivervi per non perdervi video tutorial oppure drum cover. E vi ringrazio e vi saluto nuovamente e vi mando un saluto artistico e un abbraccio batteristico a tutti e tutte voi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Eccoci qua sui miei piatti UFIP Tiger Series. Ora, come potete vedere, sono ribaltati dall'altra parte, ma più precisamente ci tengo a farveli vedere nei dettagli. E come possiamo andare a vedere, a questa bellissima lavorazione. Questi numerini credo siano di serie. In più vediamo questa bellissima colorazione dall'arancione a passare a questo blu metallizzato, veramente formidabile. Vediamo anche questa lavorazione. In cui secondo me determina il suono di questi splendidi piatti. Ottimo, li vado a girare. Piccola parentesi, questi piatti qua, secondo me, a mio personale avviso, vanno bene per gli studenti o semiprofessionisti, per chi vuole portarli in sala prove, sala di registrazione e ovviamente a suonare live in piccoli locali o comunque locali medio-grandi. Riguardando i generi musicali, sempre a mio avviso, vanno meglio a suonare punk, rock e anche genere metal, ma vanno bene anche comunque a suonare pop, funky, ma secondo me sono più adatti a suonare comunque punk, rock e anche metal. Eccoli girati questi meravigliosi piatti hi-hat. Andiamo subito a vedere il logo e la scritta UFIP Tiger Series con il muso della tigre, veramente bellissimo. Come abbiamo visto poco fa, sotto alla stessa lavorazione, come se la tigre li avesse graffiati. E la cosa veramente stupenda è il colore, ovvero dall'arancione al blu, all'azzurro, veramente, veramente stupendi. È lo stesso l'altro piatto, magari leggermente meno, ma comunque sempre molto, molto stupendo. La curiosità di questi piatti, come magari alcuni di voi avete notato, è che sopra ovviamente c'è scritto 14,35, ma non c'è scritto né top e né bottom, cioè significa che possiamo andare a posizionarli come vogliamo perché hanno lo stesso peso. Veramente, veramente stupendi. Ora andiamo ad ascoltare il suono e vi auguro una buona visione e anche un buon ascolto. Breve cosa che volevo aggiungere prima di partire a suonare questo meraviglioso piatto: ci tengo a farvi notare che personalmente uso le Vic First 5B, quindi il suono magari risulterà leggermente più pesante confronto a chi suonerà con le bacchette un po' più piccoline, ecco.